Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Anche questo video è uno di quelli più tradizionali del canale, ovvero più lunghi di un minuto, ma parliamo comunque di Natale, parliamo di Natale in Italia con le luci di Natale più belle appunto nel nostro paese. Domani peraltro uscirà una puntata molto simile in cui parleremo di luci di Natale più belle nel mondo. Per cui vi invito subito ad iscrivervi in modo tale appunto da non perdervi la prossima pubblicazione e se volete essere avvisati con una notifica, cliccate anche sulla campanella. Partiamo subito con Gubbio, dove tutti gli anni viene acceso l'albero di Natale più grande del mondo, costruito illuminando gli alberi sulle pendici del monte, fino appunto a creare un enorme albero di Natale. Verrà acceso anche quest'anno il 7 dicembre, come da tradizione. L'unica differenza è che l'accensione sarà in diretta streaming. Passiamo poi a Salerno, dove ogni anno la manifestazione Luci d'Artista crea oggetti e mondi incantati legati all'immaginario del Natale e dei racconti natalizi. Quest'anno però Salerno rimarrà al buio, perché è stato deciso appunto di spostare l'evento probabilmente al periodo di Pasqua 2021. Speriamo bene. Passiamo quindi a Manarola, dove a Natale la collina terrazzata diventa un enorme presepe. In questo caso non so se è tra i Guinness World Record, me lo farete sapere voi con un commento qui sotto. In ogni caso, questo enorme presepe è fatto di statue illuminate che creano appunto uno spettacolo incredibile. Anche quest'anno il presepe verrà allestito e, almeno per quanto riguarda le notizie che ho al momento, sarà visitabile soltanto virtualmente. Torniamo al sud con Alberobello, che a Natale si colora di luci per lo spettacolare Christmas show. Le pareti bianche e i tetti dei trulli, infatti, diventano la tela su cui proiettare giochi di luce in uno spettacolo davvero indimenticabile. Quest'anno, però, la manifestazione è stata rimandata addirittura a luglio del 2021. Anche qui incrociamo le dita che vada tutto bene nel futuro, in modo tale che questa manifestazione non venga annullata definitivamente. Spero che il video l'abbiate trovato interessante, per cui lasciate un bel like. Come vi ho detto, iscrivetevi al canale perché il video di domani sarà strettamente collegato a questo, per cui se l'avete trovato un minimo interessante, vi interesserà sicuramente anche quello di domani. Vi ricordo che in descrizione trovate i link a tutti i miei social per seguirmi in diretta nelle mie avventure. Noi ci vediamo per l'appunto domani. Have a nice life!